Sapete, per un attimo è sembrato un anno come qualsiasi altro, in cui si poteva fare tutto come al solito, senza pensare però alle cose davvero importanti. Poi però è cambiato tutto, senza preavviso. Le distanze sono diventate sicurezze, sapete? Le strade si sono svuotate e l'incertezza è diventata veramente l'unica cosa, è l'unica compagnia soprattutto possibile. In quella solitudine è stato semplice perdersi, quando si è rimasti da soli a vivere il proprio dolore. Quando la paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere tutto. Quando si è dovuto dire addio senza poter parlare. Ma in quell'assenza è stato necessario ritrovarsi, cercando di capire che cosa sia davvero importante. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto una certa età. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, e noi ci stiamo già preparando, e questa la novità.